doppia H, Luca. Salve a tutti. Allora, in realtà, vabbè, noi ci siamo già sentiti una volta via Skype, abbiamo già avuto modo di chiacchierare, ma sicuramente i nostri ascoltatori ti vogliono conoscere meglio. Partiamo dalla domanda principe di doppia H, piatto preferito. Ma sicuramente la pizza. Una pizza in particolare o in generale? La diavola. La diavola, buono, quindi piccante. Sì. Una città che hai nel cuore? New York. Il tuo sogno nel cassetto quando eri bambino? Va, quello... Di avere una vita che, cioè, in effetti sono abbastanza appagato, cerco di fare quello che sto riuscendo a fare. Benissimo, questa è una gran fortuna. Sì, infatti. Ecco, quando non ti occupi di musica o quando non fai pop, quali sono i tuoi hobby? Cinema, letture, piuttosto che sport? Sì, allora la lettura è una... purtroppo ho poco tempo, io non riesco a... però l'ho scoperta da qualche anno. Prima un po', sai, i libri, dicevo, ma che devo fare? Invece no, poi ho scoperto la lettura ed è una cosa che mi affascina parecchio. Ho letto qualche libro, non tantissimo, perché veramente non riesco a... Ce n'è uno che consigli? Ma dipende, ognuno ha un suo... Io per esempio sono un grande fan di Spike Lee, del regista, e ho letto la sua biografia. E sembrava di rivivere la mia vita, no? Nelle cose che diceva, nelle sue esperienze. E quel libro là è stato un libro che veramente mi isolava dal mondo. Cioè, è stato per la prima volta, io dovevo per forza leggere, perché mi ispirava tantissimo. Poi non ognuno ha i suoi gusti. Per me le biografie... Trovare. Sì, io non sono per i racconti o per l'horror, sono per le cose real, anche per i film io sono così. Vado per i film che raccontano più una storia vera di vita vissuta, no? Infatti di fatto Spike Lee sta abbastanza... Appunto, cioè io perché sono fatto così. E quindi magari lo consiglio, però... Insomma, ognuno deve trovare il suo. Sì, credo di sì. Qual è secondo te una cosa per cui vale la pena vivere? Ma sicuramente cercare se stessi e dedicare la sua vita, dedicare la propria vita nella ricerca di se stessi, nella realizzazione di se stessi, e dedicare la vita a una passione, sicuro. Qualcosa, qualsiasi essa sia. Bene, la tua passione sostanzialmente, visto che è la musica. È la musica di fatto. Quando e attraverso chi nasce la passione per il rap, per l'hip hop? È stata una cosa molto istintiva. Io ricordo quando ero piccolo trovai una cassetta in un mercatino, si chiamava Italian Posse, dove era una compilation di vari pezzi italiani. E quello è stato, ricordo, ero piccolo, 11 anni, non mi ricordo. Però è stato quello il primo approccio al rap, e da lì poi è nata la passione. C'è un passaggio della tua carriera che consideri fondamentale fino a questo punto, in particolare? Ma guarda, io credo un po' tutti, però non lo so, forse perché io non sono molto il presente non me lo vivo bene, che già penso a quello che farò tra 2000. Cioè, è un po' un errore, è un po' sbagliato, perché uno deve godersi anche del presente, se no mi prendono le ansie, sono fatto un po' così. Però direi che di sicuro nel tempo io ho capito come funziona questo business della musica, sia proprio sia nella concezione dei pezzi, sia nel modo in cui comunicare, che proprio nel business in sé. Quindi io credo che tutti i passaggi che ho attraversato siano stati fondamentali, e io credo che ho ancora tanto da imparare comunque. Tu arrivi da una formazione che si è fatta conoscere nel tempo e ha di fatto segnato, cioè messo una mattonella importante nella costruzione dell'hip hop italiano, che era quella dei Co'Sang, sì. Appunto perché rappavate in dialetto, eccetera. Quando è nata in te l'esigenza di passare all'esprimerti in lingua italiana? Ma guarda, è nata credo un paio d'anni fa il pensiero di iniziare a fare musica in italiano, perché quando tu credi nelle tue potenzialità e credi in quello che fai, e sei una persona ambiziosa, e non tutti lo sono, comunque vuoi crescere, vuoi che il meglio per te. E quindi vedevo che comunque tutti i miei amici rapper di Milano, e non solo, comunque avevano un seguito enorme, che cioè, senza nulla togliere a nessuno, ma non solo per bravura, ma proprio per il fatto che loro rappavano in italiano, era il doppio, il triplo del nostro, perché comunque per i Co'Sang, per quanto forte potessero andare, comunque erano un gruppo capito solo in Campania o in altre regioni del sud. Ma comunque io volevo andare a suonare ovunque, capito? E avere, magari sognare di fare il pieno ovunque. Ecco, qual è il tuo rapporto, a proposito dell'andare a suonare, con i live? Come,
metterci i rapporti. E poi ce n'è uno che ti ricordi in particolare, fatto e magari anche visto. Allora, il mio rapporto con i live è un po' un rapporto di amore e odio. Sono più un artista da studio io. Però poi quando c'è l'atmosfera giusta mi diverto tantissimo nel live e mi piacciono un sacco. Però poi capita pure il live che ti sai, che ti stressa, oppure che ti abbatte un po' perché non è magari il pubblico che vuoi, o non c'è quell'energia che tu cerchi, no? Mi ricordo, ci sono stati dei live che cosa anche spettacolari. Mi ricordo sicuramente quell'ultimo di Napoli, che quando uscì l'ultimo disco Vita Buona, poi ce ne fu uno a Caserta che fu proprio un inferno. Cioè, mi ricordo che fu live proprio di un'energia, di, cioè, talmente la gente urlava, io non sentivo le basi, tipo queste cose. Quindi ci sono stati tanti live proprio belli. Quelli nuovi con L1 mi piacciono un sacco, che io sono con una band che non è proprio diciamo fatta da tanti elementi. C'ho un DJ e un batterista. Prima c'era anche il chitarrista e il bassista, faceva tutte e due le cose. E questa cosa qui mi piace, c'è una bella energia sul palco, sai, quando suoni con, non lo so, è più... Lo senti in maniera diversa, diciamo. Sì, è più concerto, capito? Allora, visto che abbiamo parlato del tuo nuovo album, andrei ad ascoltare un'altra traccia e poi magari approfondiamo. Rockstar con Marrakesh. Questo era Rockstar con Marrakesh, appunto, dal tuo ultimo album, L1. Sì. Come nasce L1? Quanto è stato in lavorazione? Allora, L1 è nato un po' come... un po' per forza, perché comunque quando i Cosang si sono sciolti, e io lo ripeto, non è stata una decisione presa da me, perché io non sono del parere che al base di qualsiasi rapporto ci debba essere il dialogo. E poi mi ritengo una persona comunque di business, e un gruppo così forte non l'avrei mai sciolto, pure perché credo che quando lavori alcune cose devono essere lasciate un po' fuori, si risolvono col tempo se ci sono dei problemi. Poi credo che non siano mai successe cose talmente gravi, però ero l'unico forse a pensarla così. E quindi una volta che ci siamo sciolti, io non potevo buttare via tanti anni di lavoro, di sacrifici, e in più volevo dare qualcosa alla fanbase che aspettava da tempo qualcosa di nuovo, e mi sono messo a lavorare al disco. Ci abbiamo messo un 3 mesi più o meno per farlo. Abbiamo fatto tutte le strumentali da capo, io ho riciclato alcune strofe che avevo già scritto e ho poi ne aggiunte delle nuove e ho completato i brani. Quali sono le storie contenute in questo disco? Perché, insomma, qual era l'urgenza comunicativa che c'è dietro? Ma non lo so se c'è un'urgenza. A me piace fare musica, piace registrare un pezzo e riascoltarmelo, no? Faccio la musica che vorrei sentire in radio. Me la faccio per me, poi se piace, piace, se non piace, non piace. Pare di sì, infatti noi la passiamo in radio. Ottimo. Di fatto poi si sente che sei molto rilassato in questo disco, ti prendi i momenti più conscious, momenti più... No, io credo che nel tempo qualsiasi persona debba imparare a esprimere, a cacciare fuori tutti i lati della sua personalità. Io sono una persona comunque con un carattere abbastanza duro, abbastanza forte, però ho anche il mio lato romantico. Cioè, non è come tutti gli esseri umani, quindi non vedo perché non debba uscire fuori anche nella mia musica. È uscito questa settimana l'ultimo video estratto dal tuo album, quello della Risposta. Sì. Innanzitutto ti volevo chiedere qual è il tuo video preferito tra quelli fino ad ora realizzati. Forse questo qua. Forse l'ultimo è... Mi piacciono tutti, sono tutti diversi, però forse questo qua della Risposta è quello che ti emoziona poi di più. È un po' il più semplice, volendo, perché comunque non c'è una storia dietro, sono solo immagini di questa coppia che vive questo amore ribelle così, senza limiti. Però il modo in cui è montato, soprattutto verso la fine, le espressioni della ragazza, la recitazione, il tuffo, tante cose sono, è molto emozionante, secondo me. Emoziona, capito? Ti fa entrare cioè ti esprime quello che io poi volevo comunicare, che era questo senso di libertà e di anche un po' estremo, di viversi questo amore così senza pensare troppo, no? E secondo me il video lo esprime. E sempre parlando di video, qual è il tuo ruolo nella stesura o nel pensare un video? Ti fai coinvolgere o lasci fare, diciamo? No, io ho addirittura sempre girato i video nostri, cioè, ho sempre partecipato alla regia. Alcuni li ho fatti proprio io, telecamera in mano, tipo Non mi parli strada con Marra del disco di Cosang, tutto girato da me, montato da me. Quindi io partecipo in tutto, faccio i testi, partecipo al beat e anche ai video, però
poi a volte un po' per tempo, un po' per stress, un po' quando hai a che fare con tipo Calibro 9, che comunque è una troupe di professionisti, ti affidi, no? Ovviamente l'idea della risposta originale l'avevo data io, non si poteva realizzare per motivi di tempo e l'abbiamo semplificata così. Però per esempio Ti Voglio è stata un'idea di Calibro 9, insomma, di Mauro col... E là mi sono affidato totalmente. Quindi comunque dipende con chi lavoro. Sì, hai dietro un ottimo team adesso, per cui assolutamente viene anche più facile. E invece musicalmente qual è la traccia che preferisci o alla quale ti senti più legato all'interno di L1? Assicuro, Appena il mondo sarà mio. Quello là mi piace, anche se è un po' metaforico, forse alcuni passaggi sono un po' astratti, però l'impatto, il beat, questo fatto che ho cantato per la prima volta il ritornello, poi c'è il bridge, che è bello potente, direi. Ecco, in questo momento in cui, diciamo, l'hip hop anche in Italia sta riuscendo a raggiungere determinati traguardi, almeno a livello commerciale, quali sono i consigli che tu daresti a chi si avvicina a questo genere adesso, e magari un po', diciamo, giovane o inesperto, insomma, quali sono gli errori da non fare? Ma guarda, diciamo che i giovani adesso hanno la strada un po' spianata, nel senso che se hai un minimo di talento e sei molto giovane, come si è visto ultimamente, subito fai scalpore, che dico, oh, adesso c'ho solo 15 anni, come reppa? E subito tutti condividono il video su Facebook. Quindi ci sono stati dei fenomeni che, nonostante la loro inesperienza e magari dei pezzi molto acerbi, vanno forte, no? Il problema per loro è che non vivono la gavetta che abbiamo vissuto noi. I rapper della mia generazione, come potevano essere i Kosang o il La Dogo Gang all'inizio, no? Abbiamo vissuto proprio la gavetta. Noi siamo venuti da un periodo buio dove il rap non era proprio sparito quasi, e grazie a dei dischi è ritornato, no? Però non è che è ritornato facendo i numeri di ora, è ritornato piano piano. Passa la volta. Si iniziavano i concerti, da jam si è passato al concerto, facevi 500 persone, poi 600, poi adesso ne fai 2000, ne fai 3000. Cioè, noi abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo il conflitto con i media, con i giornali, con le radio che ancora non ci passano. Questi ragazzini qua invece fanno due pezzi, magari scaricano pure la base americana, oppure fanno condivisioni su YouTube e su Facebook, e subito arrivano a un certo successo che poi è mediatico, sulla carta è diverso, perché poi magari va a fare un concerto e non va nessuno perché la sua fanbase è composta da ragazzini di 11 anni, di 12 a 13 anni, però si montano la testa perché non riescono a capire i sacrifici, non hanno vissuto i sacrifici e le delusioni che abbiamo vissuto noi. Hanno preso meno mazzate, quindi non le hanno prese proprio. Esatto. Hanno e preso rischiano solo che la prima che arriva ti stronca anche. Magari non arriva, però ti monti la testa e non sai curare i rapporti umani con gli altri rapper e ti bruci, fai terra bruciata intorno a te. E questa è l'esperienza che manca. E poi live, ovviamente, cioè, è un'esperienza che te la fai con gli anni. Non è che tu da ragazzino sei capace di mantenere un palco, cioè, è impossibile. A proposito di rapporti umani con gli altri rapper, credi che ci sia una differenza di percezione di L1 del pubblico e da parte degli addetti ai lavori? Cioè, sì. Pensi che sia stato più compreso magari dagli addetti o più accettato dagli addetti ai lavori? Ma sicuramente, perché gli addetti ai lavori sono i primi esperti della cultura, quindi di sicuro c'è stato qualcuno che poi io le so le cose, perché poi tutto quello che si fa si sa. Sì. E quindi so quello che alcuni rapper pensano di me, del lavoro fatto, però in effetti, cioè, è difficile fare i complimenti agli altri, soprattutto in un genere così competitivo. Alcuni si fanno prendere un po' dall'orgoglio, ma che è questo che vuole fare, così. Però molti altri invece hanno capito, perché essendo poi esperti del genere hip hop, della cultura hip hop, hanno capito che comunque era un disco valido. La gente magari un po' preda ai pregiudizi, un po' non ne capisce, un po' abituata al mio stile, diciamo, di qualche anno fa, magari appunto affezionata, ci sta mettendo più tempo. Però cioè, per esempio, è uscito il video della risposta pochi giorni fa e per la prima volta 99% tutti i commenti positivi. Invece prima, i 3-4 video che ho fatto prima invece erano metà e metà. Adesso per la prima volta, perché quelli si sono scocciati, hanno perso la speranza. Esatto. Non credo. Però si stanno abituando al mio approccio nuovo alla musica. E forse anche perché in Italia siamo un popolo un po' conservatore. Bisogna avere un minimo di abitudine. Nessuno osa.
tutti ci si abituano a, ci si abitua a qualcosa e non vogliamo mai cambiare, non rischiamo, è un popolo che non rischia, insomma tanti fattori. Ecco, a proposito di rapporti con gli altri rapper, c'è questo sostanzialmente inizio di collaborazione con Marrakesh. Sì. È arrivata da poco la notizia, esatto, che ha aperto la sua etichetta, sì, Roccia Music, e tu sei stato annunciato come, sì, tipo il uno primo dei artista. Sì, diciamo che con Marra è un po' tutta Roccia Music, quindi Deleterio, Taiwan, Attila, insomma. C'è sempre stato un rapporto di amicizia che andava al di là della musica. Infatti quello che ci diciamo spesso è Marra, che al di là di una crew, di un gruppo di persone che la pensano allo stesso modo e lavora insieme, c'è l'amicizia, no, di base. Quindi questa è la cosa che mi rende felice. Comunque faccio parte adesso di un collettivo tra i numeri uno in Italia, che mi sicuramente mi può dare artisticamente, ma anche mi dà più credibilità, mi dà una visibilità più grossa, insomma è una cosa che mi motiva parecchio, insomma. E infatti abbiamo visto, anche seguendo un po' sui social network, che c'è parecchio entusiasmo, quindi sappi che ci sono delle aspettative intorno a questa cosa. Assolutamente, ma è una cosa che mi motiva, come ho detto prima, e quindi già sto lavorando al prossimo disco e sì, c'è bisogno di essere motivato, perché poi tu non è che fai questa cosa solo ed esclusivamente per un bisogno personale, tu ci impegni, ci metti tutta la vita, la vuoi vedere un risultato. E quando magari vedi che un artista come Marra, che è al top adesso in Italia, ti dà la sua fiducia e ti dice guarda la roba che mi fai mi piace, lavoriamo insieme, è una grandissima soddisfazione. Com'è lavorare con un team di persone che di fatto sono anche tue amiche? Cioè il rapporto, cioè il confine tra amicizia e professione, professionalità, cioè l'essere colleghi e l'essere amici. Guarda, io credo che ci sia la sincerità a base di tutto, perché anche quando mi dicono hai urlato un po' troppo stasera al live, io lo prendo come una critica costruttiva per far sì che tu il prossimo live non urli. Quindi è l'amicizia. Se è un'amicizia vera, e vera anche nei momenti quando ti devono dire dove sbagli, è solo costruttivo. Perché magari se tu lavori solo con una persona, però c'è quella competizione, allora non glielo dico, così lui la prossima volta lo fa di nuovo questo errore. Piuttosto che sai che c'è la competizione, te lo dice, quindi magari un po' te la prendi, perché però lo so che lo dici perché. Esatto, invece quando c'è quell'amicizia sincera, lavorare credo sia addirittura più facile. Perché ti fidi di della persona che c'hai in studio con te. Magari dici Luca questo ritornello fa cagare, capito? Oppure questo beat non mi piace, oppure sai. Allora lo so che lo dice perché così. Perché è quello che pensa. È quello che pensa, senza un secondo scopo, capito? Ecco, quale pensi sia il pregio, uno dei pregi di Marrakesh, di un artista come Marrakesh? Guarda, Marra, io credo che il Roccia Music come movimento sia quello più adatto a me per quanto riguarda lo stile e il modo in cui noi concepiamo il rap, perché siamo molto simili. Lui è la cosa che apprezzo tantissimo di lui, e che la sto scoprendo ultimamente, pure perché ultimamente ci stiamo sentendo di più, ci frequentiamo di più, è il fatto che nonostante lui sia uno dei rapper più mainstream, cioè nel senso, ma di popolarità, non come genere, lui è molto artista, nel senso che cerca di fare sempre comunque qualcosa che di spessore, non ha paura di perdere quello stato che era quello status che lui ha raggiunto, e quindi non si perde in pezzi tamarri solo perché deve continuare a restare, piazzare il disco là, ma cerca comunque di fare di mettere l'arte prima e il business dopo, un po' come cerco di fare io, prima faccio l'arte e poi capisco, cioè prima creo la musica e poi capisco come promuoverla, no? E questa è la cosa, che è ancora un artista nel mainstream, capito? Noi purtroppo siamo un po' agli sgoccioli dell'intervista, veniamo quindi ai tuoi ascolti fuori dall'hip hop, che è sempre un po' diciamo la parte con cui chiudiamo le nostre interviste. Cosa ascolti quando non ascolti hip hop? Ma guarda, come genere mi piace molto il jazz, però non è che poi lo ascolto più di tanto, perché anche per motivi di tempo, perché poi quando lavori un album poi alla fine ascolti la tua roba. Chiaro. E devi scriverci, però come genere il jazz mi piace, tipo quando mi devo rilassare metto Coltrane e mi rilasso, oppure Miles Davis, sai. Però se ti dovessi così su due piedi nominare un artista, forse un po' troppo pop per alcuni, però a me Adele piace un sacco. Poi ha anche delle doti notevoli a livello canoro. Sì, cioè, sì, però è proprio il suo modo di fare, cioè è molto malinconico, molto triste, cioè a me comunica,
anche se siamo moltissimo, cioè magari e non può piacere, essere dilaniante a volte, sì, cioè e a volte fin troppo ti tocca, no? Per esempio alcuni live, se li vedi lei quando canta è molto, cioè la gente piange nel pubblico. E lei mi piace un sacco. E che cosa ci fai ascoltare questa sera? Sì, Someone Like You è il pezzo di Adele che mi... che ci andiamo a ascoltare. Tra i vari che mi piace è quello che ci ascoltiamo stasera. Noi ti ringraziamo di essere stato con noi. Grazie a voi. Ti rinvitiamo appena avrai qualche nuova uscita. A passare di qua, speriamo di beccarci a qualche evento, visto che insomma capita sempre più spesso. E grazie di essere stato ancora, con noi. Grazie ancora ragazzi.